compagnia di... C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Giovanni Davide Madre, ma è lui? E ha fatto due film, poi si è messo a fare un sacco di documentari, dirò, non lo so, devo indagare. Che si chiama? Posso guardare in internet. Maderna, perché no, il cognome è uguale. No, a Venezia. Il film si chiamava Questo è il giardino. Poi ne ha fatto uno con, se è lo stesso regista, con Locascio. Anche perché lui ha detto una cosa veritiera probabilmente quella sera, che il film è diventato film solo quella sera che è stato visto, o probabilmente quando è stato inserito nel programma. Bella, che io dopo sono visto, uscita, quando l'ha visto, quando si vede sul grande schermo, quel ragionamento era interessante. Ma io dopo interessante me, ne sono, del film me ne sono andata poi, infatti non... Rappresento, voglio fare un documentario sulla vita, sulla vita che scorre, sul quotidiano, su un viaggio, sulla persona che amo, però al pubblico. Allora, o tu fai dei film con molti registi, li fai perché hai bisogno di farli, perché hai bisogno di qualcosa da dire e non ti interessa particolarmente quello che pensano gli spettatori. Il Don Giovanni è un'altra falsa pista, cioè nel momento in cui sembra un film monoteista diventa improvvisamente un film panteista, ecco questo. Si monta anche su delle immagini, ovviamente su delle persone, su dei luoghi, su delle parole, su una musica. Molto di curve, molto serpeggiante mi è sembrato anche vedendolo ora, no? Non so se sei d'accordo, perché spesso dietro la curva c'è un imprevisto e perché nello stesso tempo hai l'impressione che ogni curva ti porti a destinazione oppure che ormai non ti porta più da nessuna parte. Non è il mio genere. Poi c'è stata una ragazza che gli ha fatto una domanda. C'eri in sala quando quella ragazza gli ha fatto la domanda? Forse io non ho capito, ma... Sì, davanti. Sì, la primissima, che poi sembrava robusto giù di lì. C'è qualcosa che non abbiamo colto. No, ha detto perché avremmo dovuto. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Allora, io che ho visto questo film per la prima volta adesso, non conoscendo lei come regista, e comunque non conoscendo protagonisti e niente, volevo chiedere cos'è che è stato ripreso di veramente particolare durante questo viaggio, diciamo, cos'è stato aggiunto durante il montaggio e la selezione del materiale, perché diciamo a noi gente normale, comune, ci dovrebbe interessare il suo viaggio in Tuisco in Inghilterra, cioè praticamente perché mi deve interessare questo lavoro? Grazie. Ah, non lo so io. Vuoi dire che non ti interessa? No, chiedo, magari non ho capito qualcosa. No, non c'è niente da capire. Ti è piaciuto? No, stai registrando? No, è un mio promemoria. No, dai, cos'è che stai facendo? Dimmi, cosa ti piace? Non te lo metto, però devo ricordarmi cosa hai detto. Te lo dico al telefono. Ma no, dai. Sì, te lo dico al telefono, ciao. Ciao. Ma insomma, perché lo dovremmo vedere?